Noi siamo molto soddisfatti perché il sindaco Aiello, il sindaco Maria Rita Schembari, il padrone di casa Beppe Di Martino e anche il rappresentante dell'amministrazione di Acati hanno risposto alla grande, hanno capito le difficoltà, hanno apprezzato quello che è il nostro, diciamo, progetto a carattere generale per recuperare delle risorse, e questo ci fa ben sperare di poter fare breccia anche negli altri enti locali per la costituzione di un fondo che possa aiutare i sindaci a mantenere alti i livelli di sicurezza anche negli ambienti dove sicurezza ce n'è molto di meno. L'idea è quella di mettersi d'accordo i sindaci, creare un fondo speciale presso la prefettura e poi ovviamente con il coordinamento della prefettura e il comitato provinciale andare a sviluppare quelle che sono alcune tematiche importanti, ma alla base ci vuole una coesione civica dei sindaci che hanno un progetto comune, specialmente per le aree intercomunali, da portare in prefettura. Non si possono sottoscrivere patti di volta in volta tra un sindaco e il prefetto, un sindaco e il prefetto. Il patto va fatto intero, va fatto un osservatorio provinciale per la sicurezza e i sindaci in questo devono essere in sinergia. Abbiamo accettato con piacere l'invito a questo momento di confronto e di dibattito sul tema della sicurezza, un tema sicuramente importante che riguarda i sindaci e i nostri territori. La provincia di Ragusa sicuramente è una provincia che è un'isola felice da questo punto di vista, perché le forze dell'ordine svolgono un lavoro eccezionale con una particolare attenzione rivolta ai territori, ai nostri comuni, con il lavoro di Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore, i comandanti provinciali delle forze dell'ordine, e anche i sindaci hanno il dovere di attenzionare questa tematica molto importante. Parlarne, confrontarsi, avere un dibattito su questo tema è sicuramente una cosa positiva per noi amministratori, ma anche per i cittadini. Noi come Comune di Santa Croce stiamo attenzionando questo problema in perfetta sinergia con Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore, i comandanti delle forze dell'ordine, e stiamo predisponendo delle misure atte a migliorare sicuramente la percezione del cittadino su questo tema, dall'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina all'installazione del sistema Targa System, che avverrà nei prossimi mesi, a un stanziamento in bilancio di un capitolo apposito proprio per iniziative riguardanti la sicurezza. È uno dei temi veramente più spinosi, quelli della sicurezza, per un amministratore locale, in particolare per un sindaco. Le città crescono, si evolvono, si espandono dal punto di vista urbanistico, molte volte le forze dell'ordine sono in numero sempre più esiguo dal punto di vista appunto del personale impiegato, anche delle volanti e delle pattuglie che sono in giro, quindi cresce un senso diffuso di insicurezza da parte del cittadino medio che si rivolge al sindaco e dal sindaco vuole risposte. Dall'altra parte noi sindaci lottiamo ogni giorno con bilanci sempre più ingessati, quindi proposte come quella che oggi il MOSIP ci ha fatto di mettere a fattor comune anche una risorsa veramente irrisoria da parte di ciascuno dei 12 comuni della provincia di Ragusa, assieme all'aiuto e al sostegno che ci può venire dal bilancio regionale e anche dal Ministero dell'Interno, per in qualche modo rimpolpare in determinati periodi e per determinate situazioni, anche attraverso l'utilizzo di personale in quiescenza, di personale volontario, le forze appunto che possono tutelare in qualche modo il benessere del cittadino medio sul territorio, sono sempre bene accette. Attendiamo di avere ora il testo per un ordine del giorno che sarà mia cura passare alla presidenza del Consiglio Comunale di Comiso perché venga discusso, valutato ed eventualmente votato dai signori consiglieri comunali. A Comiso la situazione non è gravissima dal punto di vista della sicurezza, però è vero che purtroppo dal centro storico molte famiglie sono andate a vivere invece in periferia e quindi il centro è abbastanza disabitato, e purtroppo ciò non contribuisce a rassicurare coloro i quali fruivano normalmente del centro storico anche per trascorrere delle piacevoli serate nei nostri locali di ristorazione e di intrattenimento. E quindi insomma è nostra cura da una parte come amministratori locali riabbellire questo centro storico, e lo stiamo facendo attraverso tutta una serie di progetti da PNRR di riqualificazione del centro urbano. Dall'altra parte incentivare sempre più imprenditori a venire ad aprire i propri locali anche nel centro storico attraverso un regolamento che abbatte o che fa sconti importanti su alcune imposte comunali, però dall'altra parte è chiaro che la presenza fisica delle forze dell'ordine e quindi un maggiore senso di sicurezza non guasta per i cittadini.
cittadini che vogliono appunto riappropriarsi delle bellezze di un centro in pietra come quello di Comiso, che vale veramente la pena di vivere.